Per quanto riguarda la SIPU, sono arrivate le offerte. La novità nella vicenda sulla raccolta rifiuti la comunica il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, durante il Consiglio Comunale che ha approvato, a maggioranza e con l'astensione delle opposizioni, le linee programmatiche. I tre comuni della BAT, oltre a Margherita di Savoia ci sono Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, appartenenti al consorzio Foggia 4, si determineranno nel nuovo Aro BT3. Decisione approvata all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio, che consentirà di avviare una gara europea per affidare ad una nuova ditta il servizio di raccolta rifiuti nei tre comuni. Il rapporto con SIA di fatto verrà risolto in maniera definitiva, ma, ed è questa la novità, non è detto che sarà la municipalizzata ASIPU di Corato a subentrare nel servizio di raccolta. A Margherita di Savoia, annuncia il sindaco, per un altro mese toccherà alla Sangalli di Andria svolgere la raccolta rifiuti e anche per i prossimi mesi l'affidamento sarà temporaneo, in attesa che venga espletata la gara europea per i tre comuni ofantini. Resta da definire la vertenza lavorativa, che sarà oggetto di una riunione chiesta dai sindacati dei lavoratori SIA in prefettura a Foggia domani. Anche su questo versante però il sindaco di Margherita di Savoia apre la strada ad una soluzione positiva. Il 2 agosto i sindacati hanno chiesto, unitamente su nostra richiesta, un incontro in prefettura per determinare proprio questo percorso, di favorire un percorso di distacco o di passaggio del personale di Margherita, di Trinitapoli e di San Ferdinando nei rispettivi comuni, e quindi incominciare di nuovo a lavorare e avere un po' di tranquillità dal punto di vista delle risorse, del corrispettivo, dello stipendio, perché anche loro stanno soffrendo parecchio in questi mesi, e quindi è giusto che venga riconosciuto un loro sacrosanto diritto, quello del lavoro e del mantenimento delle rispettive famiglie.